Ieri, 27 gennaio, al termine dell'ultima riunione del Consiglio di amministrazione, si è dimesso il presidente della Team, Giovanni Mattucci, il quale, dopo aver votato contro riguardo il nuovo organigramma della municipalizzata teramana dell'energia, si è trovato di nuovo in minoranza rispetto all'amministratore delegato Luca Ranalli, che rappresenta la parte privata, adesso sotto custodia giudiziaria, e l'altro componente della parte pubblica, Pietro Bozzelli. Il prossimo 2 febbraio, presso il santuario di San Gabriele della Dolorata, sarà celebrata la 19ª giornata della vita consacrata, con il raduno dei consacrati e consacrate della diocesi. Il vescovo, Monsignor Michele Seccia, terrà una relazione a cui seguirà una liturgia della luce e la celebrazione eucaristica. Questa mattina, alle ore 11, presso la sala giunta del Comune di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la conferenza stampa per presentare i servizi legati alla cittadella dei ragazzi. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Roseto, Ennio Pavone, l'assessore alle politiche sociali, Alessandro Recchiuti, l'assessore allo sport, Mirko Vannucci, e il parroco del Sacro Cuore di Roseto, padre Antonio Ghidone. Sabato 31 gennaio saranno sul palco a Pescara le più belle melodie degli anni 50 e 60, grazie alla performance dell'orchestrina Bianco Sarti per la prima volta in Abruzzo. L'evento si terrà presso la Maison des Arts a Corso Umberto 83 alle ore 18, con ingresso libero a partire dalle ore 17:30. Il concerto è stato organizzato dalla Fondazione Pescara Abruzzo e si terrà nell'ambito della rassegna Sabato in Concerto Jazz. È già iniziata la prevendita dei biglietti per l'attesissimo incontro di sabato prossimo tra Ancona e Teramo Calcio, che sarà arbitrata dal signor Luigi Rossi di Rovigo e si disputerà presso lo stadio del Conero di Ancona. La società Teramo Calcio informa che il Caffè San Giorgio sta organizzando 2 pullman al costo di euro 14 ed il ritrovo sarà fissato per le ore 12:30 presso Piazzale San Francesco. Si ricorda agli interessati di munirsi di documento d'identità, ticket d'ingresso e tessera del tifoso o supporters card per poter salire sui mezzi ed accedere all'impianto di gioco. In occasione dei giorni della memoria, per ricordare le vittime della Shoah, si è tenuto questa mattina presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo il primo dei 2 appuntamenti dedicati al tema. Nel corso della mattinata, dopo i saluti del rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, si sono esibiti i ragazzi dell'Istituto Primo Levi di Sant'Egidio alla Vibrata ed Ancarano, nella rappresentazione dal titolo Il bambino nascosto, voci, suoni, immagini della Shoah. I commenti musicali sono stati curati dagli allievi e dei professori dell'Istituto Musicale Pareggiato Gaetano Braga, con le voci recitanti di Fabio Bonomo e Vanessa Dezzi. Queste ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi Teramo-Atri.